Questo è per il nostro Giacomino. Stai rientrando? Sì, sembra di sì. Allora, questo video serve a cercare di capire un attimino la relazione che c'è tra Twist e Wraith. Ammesso e non concesso che abbiamo capito bene quello che sta scritto nella pubblicazione di Aynes. Allora, cosa ho fatto? Ho preso un fil di ferro, ci ho disegnato, che si vede per niente sicuramente per voi perché si vede male per noi, ci ho disegnato una linea nera tutta dritta che percorre l'estremità esterna del cilindro, e poi ci ho messo due pezzettini di scotch, due bandierine che hanno lo scopo di far vedere il twist. Allora, prima cosa, twist, se riesco a tenere fermo il filo, twist è questo. Vedete un po' che c'è la luce, si vede male. Ok. Twist è questo, cioè quando la fibra, cioè il filo che compone la spira, ruota su se stesso ma mantenendo una forma ad anello, quindi la forma ad anello si mantiene, ma il twist, il filo nero, diciamo, che percorre l'estremità esterna farà un giro, se riuscissi a fare per esempio un giro, e poi tornerebbe a combaciare all'estremità dove si toccano le due pinze. Adesso, cosa dice la pubblicazione che vogliamo dimostrare barra sfatare? Che se l'abbiamo capita, interpretata al modo giusto, se io faccio una traslazione di questo tipo delle pinze verticale, io cosa faccio? Trasformo la spira in un filo dritto, giusto? Allora, la pubblicazione dice che di questa spira io avrò trasformato il giro di coil, cioè quello che fa il giro di writhe, cioè quello che fa la forma d'anello, l'ho trasformato in un giro di twist. Beh, insomma, non è proprio evidente e non so nemmeno se è giusto. Comunque, tenendo molto stretto le pinze, il filo a parte che nell'estremità si deforma. Comunque, quello che si vede provando più volte è che l'estremità di scotch, l'estremità alta e l'estremità bassa, non sono a 360 gradi, cioè non combaciano come orientamento, ma sono a 180 gradi. Questo significa che in realtà io ho trasformato il mio giro di writhe, l'ho trasformato in mezzo giro di twist, ma probabilmente c'è qualche violazione dell'ipotesi sul clampaggio, perché nulla mi dice che io lo devo tenere fisse così, creando un vincolo che chiaramente, come vedete qua, poi qua è tutto storto, perché qui con la pinza per tenerlo fermo ho dovuto fare una certa forza. Boh, spero vi sia utile.